esclusa la mosca olearia, e l'emendamento di Alternativa Libera va a cercare di aggiungere proprio questa fattispecie che ha devastato il raccolto di quest'anno in molte regioni. Faccio l'esempio della Toscana e cito dati della Coldiretti: il raccolto medio è passato da 170.000 quintali all'anno, il dato medio, è crollato a 35.000, e per quanto riguarda l'olio IGP, dalla media di 40.000 quintali all'anno, quest'anno si è passati a 8.000. Quindi un calo così drastico, secondo me, secondo noi di Alternativa Libera, giustifica l'inserimento della mosca olearia all'interno dei provvedimenti, di questo provvedimento. Grazie. La ringrazio, onorevole Segoni, anche per la disponibilità a spostarsi. Dichiaro aperta la votazione. C'è il parere contrario di Commissione Governo. È il 5.66. Malisani. Lainati. Mucci. Cariello. Altri? Melilli. Dichiaro chiusa la votazione e la Camera respinge. 5.70 Segoni, anch'esso con parere contrario di Commissione e Governo. Dichiaro aperta la votazione. L'onorevole Pilozzi non riesce a votare. Ha votato? Perfetto. Altri che non riescono? Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Siamo al 5.69 Segoni. Parere contrario di Commissione Governo e Commissione Bilancio. La votazione è aperta. Onorevole Pilozzi, provi a votare. Onorevole Giammanco, Dell'Ai. Abbiamo votato tutti. Come no? Onorevole Rossi, prego. Provi. Provi a votare. Provi a votare, non a sbloccarla. Provi a schiacciare il pulsante di voto, se no le mando il tecnico. Arriva. Prego i colleghi, se liberano la scala dalle borse. Onorevole San Nicandro. Lo so, però è meglio. Per la salute pubblica dell'Aula. Ci siamo, abbiamo votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Siamo al 5.22 L'Abbate. Onorevole Gagnarli, prego. Grazie Presidente. Questo emendamento e quelli successivi sono emendamenti a tutela dei lavoratori dipendenti delle imprese che hanno avuto danni per via della xylella. È un argomento che abbiamo più volte dibattuto anche in Commissione e eravamo anche d'accordo che fosse prioritario per la Commissione e per il Governo trovare una soluzione a chi effettivamente si è visto mancare un reddito, anche se in maniera indiretta, in quanto lavoratori dipendenti delle imprese agricole che hanno avuto dei danni. Quindi con questo emendamento chiediamo di riconoscere a loro un numero di giornate necessarie a compensare le giornate lavorative in base alle giornate lavorative svolte come dipendenti delle medesime imprese nell'anno 2013.
La ringrazio onorevole Gagnarli, non ho altri iscritti. A questo punto, col parere contrario Commissione Governo e Commissione Bilancio, dichiaro aperta la votazione sull'emendamento 5.22.